mondo, professore. Sono davvero mortificata di disturbarla. Lo so che... sì, è sempre per lo stesso gruppo terapeutico. Purtroppo la situazione è notevolmente peggiorata dall'ultima volta che ci siamo sentiti. I pazienti non sono più autosufficienti. Abbiamo dovuto anche inserire dei cateteri perché non hanno più la possibilità anche di deambulare. No, io ho seguito alla lettera le sue indicazioni. Abbiamo raddoppiato direttamente la dose del farmaco che lei aveva prescritto. No, nessun problema con la casa farmaceutica, non si preoccupi. Non sono stati deteriorati i rapporti, anzi, ho capito. Quindi lei dice l'unica soluzione è l'internamento. Ma in realtà erano tutti pazienti nevrotici, non c'erano psicosi, alcuni nevrosi anche lievi. Come mai? Io mi chiedo. No, assolutamente non sto mettendo in dubbio l'efficacia del TSO, ci mancherebbe. Ho capito, quindi lei sostiene che ci sono casi particolarmente ostici che neanche il TSO è in grado di risolvere. Però appunto quello che noi avevamo rilevato rileggendo la cartella clinica iniziale all'entrata, e la terapia purtroppo ha sortito effetti collaterali anche gravi. Ah, dipende dal paziente, capisco. No, erano tutti pazienti autosufficienti. No, nell'ultima seduta l'hanno dovuti condurre in ambulanza per... Sì, ci sono stati anche due tentati suicidi. Alcuni hanno anche scatenato violenza contro altri. Quindi, insomma, non abbiamo altre soluzioni. L'internamento, lei, è l'unica strada possibile che individua in questo caso. Ecco, quindi dobbiamo interrompere le sedute? No, certamente, ci adeguiamo assolutamente a tutte le sue indicazioni, certo. Quanto prima le farò avere il dossier di tutti. Bene, allora procederemo, insomma, all'internamento. Io la ringrazio moltissimo, professore, a questo punto, dato che appunto il mio ruolo in questa frangente si è concluso, e penso proprio che, sì, lo so che ogni volta il gruppo terapeutico ha dei gravi problemi. No, assolutamente, non sto dicendo che la terapia è inadeguata, sto dicendo che effettivamente sono i soggetti che non sono adeguati alla terapia, non la terapia che non è adeguata ai soggetti. Va bene, professore, eseguiremo, non tema. La saluto, grazie ancora. E spero davvero di non disturbarla più.